Val di Fiana, non sto cambiando lavoro, non sto diventando bagnina per un giorno, ma siamo qua sempre al Golf Club Val di Fiana per la puntata numero 5 di Giardino Val di Fiana e la lezione numero 4. E oggi ci troviamo nel bunker con il mitico maestro Riccardo. Oggi ci spiegherà che cos'è questa zona del golf, i tiri che verranno fatti e perché io ho un rastrello in mano. Ci spiegherà tutto, vero Riccardo? Verissimo. Ovviamente le mie palline, immancabili palline rosa. Della Valentina. Cominciamo. Allora, come abbiamo detto nella prossima... Io posso il rastrello. Ah, scusami, brava, meglio. Perché se puoi. Allora, come abbiamo detto nella scorsa puntata, ce l'abbiamo il sand e il pitch. Ok. Che abbiamo fatto l'approach, ora facciamo il bunker. Allora, il bunker si fa con il sand. Infatti, come vi ho spiegato prima, il sand è il bastone fatto apposta per la sabbia, infatti per quello si chiama per sand. Per la sabbia, sand. Che, quindi, sabbia, sand. Che sand, è il sand. Allora, io mi metto qui e vi mostro un po' come funziona. Ok. Allora, nel bunker... Allora, aspetta. La buca, qui, quando la pallina finisce qua, noi dobbiamo tirare là. Sì, giusto? Dobbiamo tirare sempre verso la buca. Allora... Regola numero uno, cominciamo con le regole. Giustissimo, giustissimo, sempre verso la buca. Allora, regola numero uno del bunker. Non si può appoggiare il bastone. Ah, no? No, allora, quando tiro la palla, sì, devo colpire la sabbia. Però prima di colpire la sabbia, non posso toccare come nell'erba. Perché? Perché poi, se io magari, se la palla è qui, okay, e io tocco la sabbia, vedi? Ecco, fa la buca, bravissima, e quindi così sono avvantaggiato, no? Cioè alla fine, certo, capito, quindi per quello non si può toccare. Allora, questa è la regola numero uno. Okay. Poi numero due, qui si apre un pochettino di più le gambe, ecco, fa insieme a me, okay. Apre un pochettino la faccia del bastone così, brava, attenzione con Francesco che sennò lui allora... gli miriamo la telecamera, ecco, bravo. E poi prova sempre a fare il swing dietro in avanti, però colpendo la sabbia. Qui dobbiamo colpire forte la sabbia, ok? Perché poi è la sabbia che fa da propulsore. Brava. Non è qui, non è come nell'erba che colpiamo prima la palla e poi la terra. Qui è il contrario, colpiamo prima la sabbia e poi la palla. Quindi è come se portasse la palla fuori. Che ora vi faccio un colpo. Io ce l'ho il pitch, non ce l'ho il sand, ma comunque... È venuto bello lo stesso. Ecco. Ehi, un po' di sabbia però va bene. Un po' di sabbia. Vai. Proviamo? Quasi lo stiamo. Vai, prova. Prima facciamo una prova. Ok? Quindi apri un pochettino la faccia del bastone. Non si può appoggiare il bastone. Brava. Poi vieni abbastanza dall'alto verso il basso. Ok. A colpire la sabbia. Ok. Bravo, senza abbassare, mi raccomando. Senza abbassare. Vai, di nuovo, proviamo. E via. E non ho toccato la sabbia. Guarda sempre giù, non guardare il bastone dietro, ma guarda sempre giù. Eccola. Proviamo? Scavato la buca, forse. Ma è giusto, qui è l'unico posto che è giusto. Ho scavato io la buca. Allora. Vai. Non ce la farò mai. Vai, tranquilla. Forza. Sì, ma è rimasta lì la palla. Ok, pallina. Ma va bene. Ora prova a colpire un pochettino più forte. Vai. Questo colpo mi mette ansia, io ve lo devo dire. A tutti, Brava! Ho preso la bandierina. Se non c'era la bandierina facevo buca. Però ha preso la bandiera, è vero, ha preso la bandiera. Sì, però ora ho perso anche la pallina, ragazzi. Non so dove è andata. Proviamo un'altra volta, che questa mi è piaciuta, bravo. Prima che finiscano le palline. Vai. Guarda sempre la palla e colpisce la sabbia, via. Un po' più forte, proviamo un'altra. Vai, quella bianca, sì, un po' di sabbia addosso, però. Vai, colpisce la sabbia. Ok. Dove è andata? Vabbè, ti sei abbassata un pochettino. Però comunque...
sei stata brava con quella pallina che con quella hai. Quella è tanta roba, eh. Il bunker è un colpo difficile comunque. Okay? Questo quindi... è vero che è il colpo più difficile di tutto il... Guarda, è uno dei più difficili, senz'altro. E principalmente quando abbiamo un colpo lungo dal bunker, che questo comunque è un colpo abbastanza corto. Ma ci sono i bunker di percorso, quindi... Per esempio, in un par 4 o in un par 5, che sono le buche più lunghe, ci sono i bunker su tutto il percorso. E in più ci sono i campi che sono praticamente in spiaggia. Okay. Quindi te c'hai il fairway e tutto il resto è sabbia. Quindi è difficilissimo. Ci sono, anche in Brasile ci sono dei campi così, al nord del Brasile, sono bellissimi, però è molto difficile. Sì, okay? Sì, sì, sì. Ora vi spiego perché il rastrello. Prendiamo il rastrello. Poi, quindi, siamo in gara. Okay. Ok, siamo in gara. La pallina finisce in bunker, te tiri la tua pallina, vieni qui fuori, prendi il rastrello, ok? Qui è dove abbiamo colpito la palla, sì. E si rastrella. E livello la sabbia. Perché si deve rastrellare? Okay. Perché quelli che giocano dietro di te non devono trovare le il buche. Bunker con delle buche, eccetera. Quindi perché anche... se no si sfalda, si insomma. Certo, quindi questa è anche una questione di educazione. Okay? Non è solo di sai, è etichetta ed educazione, certo. Sai, te pensi anche negli altri, ah, okay? Beh, quindi perché sennò te tiri l'acqua così anche la buca dei piedi brutto, non è giusto, okay? Quindi dobbiamo sempre rastrellare, okay? Uh-huh. Cercando di lasciare sempre livellato, vedi, così, okay? Sì. E poi affinché usciamo dal bunker, che così non ci sono le impronte. Ah, portiamo dietro. Portiamo dietro, usciamo qui e andiamo a tirare la prossima pallina. Senti, generalmente, no? Ora ogni buca ha i suoi tiri. Okay. Quanti tiri, visto che è abbastanza un tiro difficile, quanti vengono fatti più o meno i tiri da qui? Ma guarda, quante prove vengono fatte? Sì, all'inizio, sai, l'importante è uscire, cioè senza pensare a avvicinare alla bandiera o. Mm-hmm. Però sai, di solito si esce con la prima, però no, per dire, no, te sei alla quarta lezione, figurati, però non è facile. E poi no, noi fa... qui nel nostro campo abbiamo anche dei bunker che ci sono dei legni davanti, okay? Giustamente per essere giusto, un po' più difficile, giusto, sì, sì, sì. E quindi per forza la palla si deve alzare, quindi... però è bellino, solo. Guarda, su comunque 4-1 l'ho alzato. Vabbè, ma è normale, sei sulla quarta lezione, va benissimo. Dai ragazzi, andiamo a cercare la pallina. A cercare la pallina, dai, andiamo a cercare quella che è andata di là. Perché, vabbè che è rosa, ma secondo me secondo me è andata dall'altra parte. È andata fuori dal campo. Era quella rosa, vero? Era quella rosa. Allora... lì c'è una gialla, ma non è mia. Chissà che abbiamo perso la palla, eh? Vediamo. Abbiamo perso la palla. Allora, senti, in questo caso... Ecco la palla, ecco, Francesco l'ha trovata. Cioè, l'ha trovata Francesco con la telecamera. Comunque, in questo caso, facciamo finta che l'avevamo persa la palla. L'avevamo persa, okay? Però ho trovato una palla. Quindi se te tiri la pallina, vai fuori limite o hai perso la pallina, te devi ritirare dove hai tirato prima con 2 punti di penalità. No! Sì! Meno male, Francesco l'ha trovata, bravo, bravo. Ma tiriamo questo colpo di approach? Tiriamo questo colpo di approach. Vai. Ma vado col sand? Col sand, sì, sì. È alta però l'erba, lo so. Fai un pochettino più di movimento dietro. Eccola! Mi sono abbassata. No, ma... va bene. Allora, la mia paura era che tornasse indietro. Se fosse un po' no, più rasata, tornate indietro. È rimasta lì la brava, pallina. Brava. Dai, sto migliorando, ragazzi. Stai migliorando. Ora col pitch facciamo quel colpetto che abbiamo fatto settimana scorsa. Vedi che ogni volta si impara una cosa nuova e si aggiunge una cosa in più. È difficile, questa, vai. Ragazzi. Però io ora posso stare così tranquillo. Sì, però no, chiudi un pochettino le gambe, brava. E via, piano dietro, corto e via. Brava, guardala. Oh, no, non ho fatto buco. Ha migliorato lei, eh? Ha migliorato tantissimo. Brava. Io ve l'ho detto,
mia sfida qual è? È arrivare a handicap zero alla fine della... Ora ci voleva il pat che non ce l'abbiamo ora. Però facciamo un altro, un'altra ultima dal bunker? Sì. Si fa? Vai. Andiamo nel bunker. Siamo pieni di sabbia. Siamo pieni di sabbia, non importa. Poi andiamo in piscina. Dai. Attenzione Francesco. Francis, non mi entra nelle toglie, per favore. Non appoggiare, non appoggiare. Ok. Ecco. Hai toccato due volte la palla. Ho toccato due. Questa è anche un'altra situazione che può succedere. Perché ho toccato due volte la palla? Perché allora, siccome te hai rallentato, la parte lenta e nel finish l'hai toccata di nuovo. Hai toccato due volte, poi c'hai una penalità. Quindi, vabbè. C'ho una penalità. Vabbè, ma vabbè. E io pensavo di aver fatto un colpo bellissimo, capita, bellissimo. Capita. Ho il miglior colpo. L'ultima? L'ultima. Si può? Facciamo l'ultima. Vai col sand, forza. Sand. Vai. Avvicinati un pochettino. No, sono troppo vicino. Bravo. Vai, vai tranquilla. Colpisce la sabbia. Avvicinati un po'. E la guarda, pallina magari. E poi guarda sempre la palla, eh? Sì. Vai. Guarda la palla, guarda la palla. Forza. Bravo. Mancava un po' di forza, però. Mancava un po' di forza. Bravo. Bene. Aspetta. Chiudiamo. Chiudiamo con il rastrello. Chiudiamo con il rastrello e con il colpo del maestro Riccardo. Il colpo infallibile del maestro Riccardo. Vai. Vado? Grazie. Bunker, tutto per te. Grazie. Facciamo con la pallina rosa. Perfetto. Pallina rosa, ovviamente. Ok. Perfetto. E con un colpo così perfetto, dove non c'è stato bisogno neanche di fare prove su prove, diamo appuntamento con Riccardo alla prossima puntata. E con voi, mi raccomando, tra pochissimo, sempre qua al Golf Club Valdichiana, e venite a giocare, a provare al golf, perché è veramente una figata pazzesca. E è uno sport bellissimo che ti rilassa, ma che allo stesso tempo ti fa vivere la competizione a 360 gradi. A tra pochissimo! Ciao! Valdichiana, benvenuti al nostro salotto. Dal campo di gioco ci siamo spostati qua al nostro immancabile ormai giardino Valdichiana. Sempre tante storie da raccontarvi, sempre tanti ospiti da farvi conoscere con le sue storie, con le loro storie da scoprire. E quest'oggi ci è venuto a trovare un artista di Arezzo, Maurizio Laurenti, che è qua accanto a me. Grazie e benvenuto per aver accettato il nostro invito. Qua sul nostro tavolo vediamo un'opera, tanti cataloghi, insomma capiremo con Maurizio di che cosa si tratta. Allora, prima però di andare a parlare delle tue opere, dei tuoi lavori, parlaci di te, raccontaci di te come artista, come nasci, chi sei, e soprattutto raccontaci anche delle tue opere. Va bene, grazie dell'invito ovviamente. Come artista nasco come pittore da una ventina di anni, mentre invece fin da bambino ho sempre amato il disegno, e diciamo, preferivo anche stare le giornate intere a disegnare invece che andare a giocare fuori, insomma, come un bambino diciamo fa normalmente. E quindi crescendo poi ho lasciato un attimino questa passione per ritrovarla poi più avanti, perché con mia moglie, allora eravamo anche fidanzati, abbiamo sempre cercato di creare, di trovare insomma degli stimoli andando a vedere mostre un po' in tutta Italia,
E quindi e lei, sapendo questa mia passione anche trascorso giovanile, per un San Valentino mi regalò un cavalletto che io francamente lì per lì lo lasciai in un angolo, dissi dice, ma chissà quando mai regalo un regalo un po' strano, però aveva visto giusto come sempre. E infatti dopo successe che un anno andai in Islanda con un caro collega e tornai da questa gita con il mar d'Islanda. Ecco, tu sei andato in Islanda, c'è questo aneddoto particolare che mi hai raccontato prima quando ci stavamo un po' mettendo d'accordo sugli argomenti da affrontare. Sei andato in Islanda e hai portato qua in Val di Chiana il mare d'Islanda. Raccontaci questo aneddoto e perché hai portato il mare d'Islanda? È perché, diciamo, d'Islanda io sono un amante della natura, quindi cioè, sono proprio... Mi piace andare a pescare, cercare funghi, stare in mezzo alla natura, giocare a golf, sono tutto ciò... Allora una domanda sul golf dopo okay. Te la butto là. Tutto ciò che è a contatto con la natura mi stimola e mi appassiona. E quello, diciamo, l'Islanda, proprio per le sue caratteristiche fisiche e naturali, era stato un viaggio che avevo sempre sognato. E quando ebbi l'occasione di realizzarlo, al suo ritorno... si sente parlare, visto ci sono stati anche film con il mal d'Africa, queste cose così, ma lì sono tornato con il mal d'Islanda. Ero proprio in una situazione veramente disagiata, proprio, cioè stavo proprio male. E quindi e non sapevo veramente come tirar fuori questo malessere, perché qualsiasi cosa facessi non me lo leniva. E quindi vedendo nell'angolo il cavalletto che mi aveva regalato mia moglie, dico: voglio vedere se provando a dipingere questa cosa mi passa. E come presi il pennello, come presi le prime cose, cioè fu veramente una cosa miracolosa, diciamo. Io subito cominciai a sentire il benessere, sentii che qualcosa stava succedendo. E da lì poi è cominciato tutto un discorso pittorico attraverso, perché logico, insomma, un po' di attitudine ci vuole in tutte le forme artistiche. Però grazie a questo input, poi seguendo le scuole di cari amici e di bravi maestri aretini. Ecco, chi sono stati i tuoi maestri? Il primo, quello che mi ha proprio introdotto al mondo dell'arte, diciamo proprio pittorica, è stato il maestro Franco Rossi, che è conosciutissimo ad Arezzo. A cui poi ho abbinato anche gli insegnamenti di Maximilian Ciccone, un maestro anche lui molto molto bravo, e che hanno veramente mi hanno fatto fare, diciamo, mi hanno permesso di realizzare sulla tela quelle che erano le mie idee, le mie emozioni insomma la mia pittura, in poche parole. Ecco, una persona, un personaggio importante per te è il dottor Micheli Goffredo, direttore del Museo dell'Arte Medievale di Arezzo. Sì, ecco, sì. Spiegaci perché, ma anche e soprattutto perché lui è anche un critico d'arte. Sì, sì, e sì. Cosa ne pensa delle tue opere? Il rapporto con il dottor Micheli Goffredo è stato una cosa, diciamo, quasi surreale, nel senso che alla prima importante, diciamo, collettiva che si fece con la scuola di Franco Rossi ad Arezzo, avevo, diciamo, una stanza un po' tutta per me e un giorno venne Michele e vedendo le mie opere mi lasciò una recensione sul libro che era nella stanza. E una recensione, diciamo, che mi colpì e quindi lo contattai. E da allora è nato un rapporto professionale e di profonda amicizia, poi anche con la sua splendida moglie e con le nostre relative consorti. E i suoi, essendo un critico d'arte, insomma, scrive su molte riviste anche italiane e estere, mi ha veramente aiutato a crescere proprio da un punto di vista pittorico. Parliamoci dell'opera che ci hai portato qua questa sera e soprattutto anche dei cataloghi che abbiamo qua sul nostro tavolo, cataloghi editi Mondadori. Sì, sì. Cioè questi... Allora, innanzitutto, diciamo, io sono un pittore un po' fantasioso.
cioè, anzi, lascerei proprio il posto, sono proprio fantasioso. Cioè, sì, anche perché poi dobbiamo. Sì, sì, sì. Una fantastica. Fantastica, detto, no? Sì. Diciamo, ciò che è normale a me non mi diverte dipingerlo. E quindi sono continuo alla ricerca di stimoli nuovi. E, per dire, in quest'opera che ho portato è un tramonto veneziano. Però come nasce questa opera? Nasce col fatto che avevo in cantina un pezzo proprio di legno lungo che non sapevo cosa farci, però che non mi dispiaceva buttare via. Dissi, allora mi venne l'ispirazione, lo taglio e ci ho fatto una, quella che chiamo una pittoscultura, cioè ho dipinto un'opera a 360 gradi, ecco, vedi, per cui, la particolarità. Sì, sì, per cui feci fare dal falegname una base di olivo, uh-huh. E per cui ho fatto questa e un'altra opera, un pandan che è proprio completamente diversa, quella è una pittura ancora più moderna. Questo per, diciamo, esemplificare quello che mi piace, insomma, fare, cioè nel senso che do proprio sfogo alla fantasia, cioè non ho freni, non, ecco, vincoli, non ho vincoli di nessun genere, proprio. Mentre di nessun genere. I manuali che abbiamo qua sopra, questi sono cataloghi. Diciamo dei cataloghi, diciamo, in cui il discorso che dicevo prima, perché l'attitudine ci vuole, però ci vuole anche lo studio e l'impegno. Questo è stato molto importante per me, perché in alto è il catalogo generale della Mondadori, che viene stampato a una copia all'anno. Sì, e quelle, sì, quello, sì, sì, certo, po' certo. Però queste sono altre opere, diciamo, io ho una pagina sola, quella è questa, così, però insomma ci sono altre opere, sì, che può benissimo far vedere, ovviamente. E per cui, diciamo, essere qui, che è un punto di riferimento di tutte le gallerie italiane e anche estere, insomma, è motivo di soddisfazione, ovviamente. Questo mese di luglio poi sono anche sul mensile Mondadori Arte, che è la seconda volta insomma, che mi hanno richiesto una mia presenza, e quindi questo, insomma, è ovviamente, insomma, per chi dipinge è un traguardo importante. Un traguardo importante come le tue varie esposizioni che hai fatto un po' in giro per l'Italia. Dove hai esposto e qual è l'esposizione che ti ricordi più in particolar modo? Senti, diciamo, ho esposto sia in Italia che all'estero, ultimamente anche a Berlino. Ora sono in procinto di partecipare a una mostra a Stoccarda, a una collettiva organizzata dall'Istituto Culturale Italiano di quella città. E poi ho esposto ovviamente ad Arezzo, poi in Casentino a Poppi. E a Firenze varie volte ho esposto e quelle di Firenze, devo dire, è una mostra che ricordo con molto affetto, perché insomma era una collettiva, ma partecipò tanta gente, portai un quadro, insomma, che mi ha fatto apprezzare molto, quindi insomma, ecco, mi ha fatto piacere, me lo ricordo molto volentieri. Sì, sì. Oltre ovviamente anche le due personali che ho fatto ad Arezzo, l'ultima 3 anni fa presso la galleria di Daniele Villicana, che anche quella ha avuto un bel successo, quindi sono contento veramente. Ecco, e attualmente invece ci sono delle opere che hai in cantiere o una mostra da preparare? Mostre da preparare ci sono, probabilmente entro la fine dell'anno organizzerò un'altra personale ad Arezzo, questa volta con un collega pittore, insieme, però insomma ancora siamo in fase di studio. E poi opere, logicamente, dipingo continuamente, per cui insomma è un continuo divenire, insomma, diciamo, ecco, da un punto di vista pittorico. Mi dicevi che tu giochi a golf, sì, giusto? Sì, allora, sì. Da quanto tempo giochi a golf e come hai entrato in contatto con il Golf Club di Vaticana, che ringraziamo anche quest'oggi per l'ospitalità? Certo. Astruso e sul gol. Senti, ho cominciato a giocare a golf sempre su iniziativa di mia moglie, che come vedi è la mia stampella. Per cui neanche ci pensavo, sinceramente. E abbiamo cominciato anche insieme, ed è questo lo voglio dire anche agli spettatori, che
Il golf è anche bello perché, diciamo, anche per le coppie è una cosa che si può fare insieme. Quindi ecco, questo è interessante. È molto interessante. Quindi, infatti, mia moglie abbiamo cominciato insieme. Poi le chi donne... gioca meglio? A sto punto mi viene la metti su un piatto. Allora sì, vinco facile. Ti piace vincere facile? Vinco facile, sì. Però insomma, ecco, spero che riprenda, sono tutti gli anni insisto, quindi speriamo che alla fine riesca a farla ripartire. Senti, opere ispirate al golf? Senti, ancora non ho avuto questo tipo di ispirazione ancora. Può darsi che parlando anche con Andrea possa anche succedere anche questo, senz'altro. Sì, perché Andrea è sempre una fucina di Andrea idee, è insomma. Stato molto carino, molto stimolante anche per appunto per passare questi minuti insieme, insomma, ecco. Allora Maurizio, io ti ringrazio per essere stato qua nel nostro salotto e la prossima volta però ci vediamo sul green, ci sfidiamo, tanto d'accordo. Peggio di me sicuramente non potrà andare. Valdichiana, rimanete là perché ci sono altri ospiti e altre storie da raccontare, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo qua in diretta dal Golf Club Valdichiana. Come tutti i venerdì vi raccontiamo uno sport e questa sera sono venute a trovarci due tenniste, Natalia e Sara. Benvenute ragazze qua al salotto, qua al Golf Club Valdichiana. Il golf incontra il tennis, possiamo dire così quest'oggi. Allora ragazze, come nasce la vostra passione per il tennis? Inizio io. Natalia. Allora, io diciamo che nasce da quando ero piccolina e che ormai ho diversa età, quindi è un po', sono passati tanti anni, ora io faccio la maestra, diciamo, più che la giocatrice, solo che nel circo dove appunto insegno, che è il CTC, insieme a Sara, che siamo, è alla stazione di Montepulciano, diciamo, c'è solo Sara e quindi io poi da maestra faccio anche un po' la giocatrice e continuiamo a fare insomma le partite, diciamo che un po' il mio ruolo da giocatrice attiva ormai diciamo è un po' finito, mm-hmm. insomma, però insomma ancora i campionati a squadre, queste cose qui per divertimento insomma si fanno e niente, da quando ero piccolina gioco, io ho sempre giocato, sono sempre stata fortunata perché ero bravina e quindi mi sono fatta tutto il mio percorso tennistico e quindi poi diventando poi maestra di tennis e si continua insomma. Ora passo la parola. Sara, come hai scoperto questa tua passione? No, anche per me è nata fin da piccola perché mia mamma è la persona che gestisce appunto il circolo, che l'ha sempre gestito e mio nonno è uno di quelli che appunto ha costruito insieme ad altri del paese il circolo, quindi per me era tutta una questione familiare insomma. Una famiglia di tenniste insomma. Sì, a parte mio padre che lui non gioca a tennis, assolutamente si rifiuta perché non gli piace, siamo tutti appassionati e quindi anche per me nasce fin da piccola, ho sempre giocato, c'è stato un periodo in cui ho fatto meno tornei, però comunque sia il campionato a squadre l'ho sempre fatto volentieri, appunto abbiamo riniziato insieme a lei ormai 4 anni fa con la D3 che poi abbiamo vinto e anche con la D2, quindi insomma... insieme a lei abbiamo... Ecco, te abbiamo mi dai il là per dire che questa vostra passione vi ha portato a raggiungere dei grandi risultati. Quali sono gli ultimi risultati che avete realizzato e se c'è una vittoria in particolare che ricordate in modo particolare? Allora, nel 2015 eravamo in squadra io, lei e un'altra ragazza e abbiamo vinto il titolo... non da favorite assolutamente e il momento più bello per quanto mi riguarda è stato durante la finale, nel tie break finale in cui lei ha preso un nastro, in cui ha fatto un punto dove le altre si sono messe le mani nei capelli praticamente e penso me lo ricorderò sempre perché è uno di quei momenti che ti dà proprio soddisfazione. Poi l'anno successivo non siamo riusciti a passare di classifica un po' per sfortuna perché nel tabellone principale abbiamo incontrato la squadra che poi ha vinto appunto il campionato e un po' perché eravamo solamente noi due e quindi comunque una squadra composta solo da due giocatrici non è facile da tirare avanti perché ovviamente infortuni, stanchezza,
non è semplice, però l'anno scorso in D2 sempre siamo riuscite a vincere anche grazie a un'altra giocatrice che era in squadra con lei quando era piccola, e anche quella è stata una bella soddisfazione, però diciamo rispetto al campionato, al primo che abbiamo vinto, è stato non meno soddisfacente, però era un po' più aspettata la vittoria, perché come squadra eravamo più forti, quindi c'è stata la stessa soddisfazione però in modo diverso, diciamo. E poi quest'anno appunto è arrivata la promozione in Serie C con il raggiungimento comunque di un terzo posto regionale, è una bella soddisfazione comunque per un circolo piccolo in cui siamo partite dal nulla praticamente. Mm-hmm. Natalia, invece tu qual è la gara che ti ricordi in modo particolare? Ma penso a quella che ha detto lei, perché appunto non eravamo favorite, non eravamo appena partite, e quindi è stata, cioè, poi la finale, è stato il doppio, è stato molto lungo, emozionante, al terzo set, all'ultimo punto del tie break, quindi è stata la partita più bella, ecco, che ha dato più emozioni. Come ha detto lei, il campionato della D2 è stato molto più scontato, eravamo in tre. Per Natale qualche anno fa di portarmi uno scritto e mi scrisse che gli piaceva il tennis perché la prima battaglia non è contro l'avversario ma è contro se contro stesso. Contro se stesso. Sì. Bella questa cosa che ti ha scritto. E ha lottato contro se stesso, possiamo dire, un grande tennista italiano, Cecchinato, arrivato in fondo al Roland Garros. Questo risultato, come cambia, se cambia, la visione del tennis in Italia? Allora, un po' cambia, ma devo dire che siccome appunto essendo maestra e avendo anche girato, seguito i ragazzi, ho avuto l'opportunità di andare anche in federazione, devo dire che un po' il mondo tennistico è già cambiato. Il fatto che Cecchinato è arrivato là è perché già da anni in Italia il tennis è cambiato, è cambiato il modo di insegnare, è cambiato il modo di gestire un po' tutti i ragazzi rispetto a quando ero piccola io che facevo i campionati. I ragazzi vengono seguiti, vengono allenati un po' riprendendo anche i moduli dell'estero, e quindi devo dire che c'è una rosa di giovani veramente forti, che ora se questi giovani non si perdono e vanno avanti otteniamo questi risultati. Non c'è solo Cecchinato, ci sono anche più giovani che stanno vincendo anche tornei, cioè a livello juniores, ha spesso i primi nel mondo sono italiani. Quindi dobbiamo dargli solo il tempo di maturare e di arrivare. Sicuramente gli italiani maturano più tardi rispetto agli stranieri, quindi ci vuole più tempo. Se uno straniero ha 20 anni e è già tra i primi del mondo, un italiano ha 25. Ah. Si matura più tardi perché comunque anche i bambini, non lo so se è colpa nostra dei genitori e di tutto, sono meno responsabili e crescono comunque mentalmente più tardi e quindi sono pronti più tardi per uno sport come il tennis. Sara, il tennis sta cambiando, no? In Italia sta cambiando. Ci sono delle limitazioni, si può dire che comunque questa anche dell'età è una limitazione. Che differenza c'è tra il tennis in Italia e il tennis fatto in Inghilterra, in America? Comunque da qui arrivano i più grandi tennisti del mondo, no? Per quanto riguarda anche la mia esperienza personale, posso dire che rispetto agli altri paesi, in Italia lo sport non è ben visto spesso, comunque non gli viene data la giusta importanza dalle scuole, purtroppo, perché in America o in Inghilterra spesso ci sono dei programmi che ti permettono di studiare e allo stesso tempo di fare uno sport agonistico ad alto livello. Quindi tu arriverai ad avere comunque un diploma, una laurea, un qualcosa che ti potrà servire oltre al tennis, però allo stesso tempo riesci ad arrivare a dei livelli molto alti. Invece in Italia spesso togliere tempo allo studio per uno sport è visto in modo negativo. Anche proprio per quanto riguarda la mia personale esperienza, più di una volta mi è stato detto che dovevo dedicare meno ore allo sport perché avrei comunque intaccato, avrei peggiorato il mio studio o i miei risultati scolastici, appunto. Soprattutto questo è successo alle superiori, perché in un ambito come le medie, se sei abbastanza bravo riesci
a conciliare tutte e due le cose. Io facendo per esempio il liceo scientifico dovevo studiare molto e quindi mi sono trovata spesso in difficoltà a conciliare tempi di allenamenti, partite, perché comunque sia il tennis dura quasi tutto l'anno e i tornei più importanti partono da febbraio, quindi febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, che sono comunque periodi in cui c'è anche la scuola, devi saper conciliare appunto tutto. E non è semplice, non è semplice. Appunto anche ho visto spesso persone spostarsi in America soprattutto per fare il college o le superiori poiché potessero appunto studiare e allo stesso tempo riuscire a giocare a tennis a livelli alti, perché in Italia non gli era permesso. Non gli era permesso. Natalia, tu sei maestra, hai detto. Quali sono le basi che si insegnano a bambini o magari anche a persone un po' più adulte che si avvicinano al tennis? L'ABC del tennis. Si parte anche dal punto di vista psicologico, dico. Psicologico. Vabbè, si parte da un livello coordinativo comunque, mm-hmm. dipende dall'età dei ragazzi dal grado degli adulti, di abilità. E si va per step, insomma, per passino un passino alla volta. Sicuramente è uno sport difficile, sembra facile, ma poi quando tutti vengono con questa racchetta la pallina non viene presa. Però un passino alla volta. Un po' come io con le palline del golf, insomma, siamo lì. Un passino alla volta, uno step, si va a step. Uh-huh. E pian pianino, bene o male, ci riescono poi alla fine tutti, poi chi più e chi meno, insomma. E a livello psicologico sì, bisogna partire, allora bisogna andare da quelli un pochino più bravi, con uh-huh. più e allora lì si parla anche di mental coach, di qualcos'altro, ecco. Ma noi purtroppo siamo un circolino ancora più piccino, abbiamo ancora, insomma, questo passo non ce l'abbiamo ancora, insomma, e non so. Allora, nella nostra redazione c'è il ormai conoscono Alessio Banini, famosissimo, oltre ad essere scrittore e antropologo, è un famosissimo tennista. Un altro nostro collaboratore, Alessandro Maurilli, collabora con la redazione, un altro famosissimo tennista, che tu sei la sua maestra. Di tutte e due. Chi è più bravo? Visto che loro hanno sfidato me al golf, che mi hanno detto, se fai handicap zero ti regaliamo il vino. Voglio vederli alla prova. Chi è più bravo? Tutti e due hanno il loro stile. Parliamo del loro stile. Ognuno è, diciamo, difficile dire che è più bravo. Bisognerebbe fargli fare una sfida, ecco, contro. Non sarebbe perché, male. Perché il Banini è più, non sbaglia mai, sta lì. È calmo, sì. Però, ecco, un po' sotto il visto, un punto di vista fisico, ecco, non è anche molto resistente. Mentre Maurizio è un pochino più resistente, ma molto impulsivo. Ah, sì, ragazzi, qui si scoprono un po' da altarini. La sul telone, ogni tanto parte. Magari azzarda, prova nuovi tiri, sperimenta lui, possiamo dire sperimentare. Quindi sarebbe una bella sfida, ecco. Poi arrivo io con le palle con il golf e siamo a posto, ragazzi. Prossimi appuntamenti nel circolo, ma anche vostri personali, non so se avete gare magari in calendario. Nel nostro circolo la prossima settimana, il 17, inizia il torneo Open che ha come montepremi 3.000 euro e tutti gli anni appunto a luglio c'è questo appuntamento e spesso sono venute molte persone, molti ragazzi di buoni livelli con delle classifiche anche abbastanza alte e personalmente ora andrò in vacanza, giustamente, e poi un po' di riposo ci vuole. Farò qualche altro torneo io ad agosto e settembre, insomma. Ci stanno mandando segnali dopo questa, dopo Banini Maurilli, vabbè, lasciamo perdere. Appuntamenti? Allora, anch'io ora finisco i campi estivi e poi vado in vacanza e poi alla settembre si riparte con tutti i corsi, tutte le attività e tutti i ragazzi che quest'anno, devo dire, mi hanno dato grandi soddisfazioni anche a livello regionale nella loro categoria, mm-hmm. e quindi andranno seguiti, perché se stanno crescendo così andranno seguiti sempre di più nel loro, insomma, nel loro percorso. Sì. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio per essere venute qua al Golf Club. Non so, voi avete mai giocato al golf? No. Magari è una tecnica per rilassarsi prima del tennis, non lo so, la butto lì, insomma, sperimentiamo. Allora, grazie Natalia, grazie Sara, in bocca al lupo per le vostre gare e per tutte le vostre attività. Valdichiana, rimanete lì, torniamo tra pochissimo.
Val di Chiana, di nuovo qua in diretta dal Golf Club Val di Chiana. Dopo avervi parlato di arte e sport, vi parliamo di musica e sono venuti a trovarci qua nel nostro bellissimo e freschissimo salotto, vero che è freschissimo il salotto, qua al Golf Club Val di Chiana, i Bangkok. Ragazzi, benvenuti al nostro salotto. Loro sono Simone, Francesco e Daniele. Un progetto musicale che è nato circa più o meno un anno fa. E come è nato questo progetto, Simone? Allora, salve a tutti innanzitutto. I Bangkok sono nati, più che nati, sono stati evocati, diciamo. Evocati, addirittura, esatto. una band evocata. Sì. Perché? Mi lanci subito un'altra domanda, poi rispondi a tutte e due. Perché questo territorio aveva bisogno comunque di tanti generi musicali, veramente è una fucina di tanti progetti. Evocato perché l'hai chiamato evocato? Perché è nato in cerchio a un tavolino, quindi diciamo che c'è stata una specie di cerimonia occulta della musica, ok? Proprio perché appunto la zona ne necessitava, anche secondo me, nonostante ci siano un sacco di realtà musicali, forse mancava una realtà improntata su questo genere qua, e quindi niente, ci siamo trovati allo stesso tavolino. Quando un rapper, un bluesman, un rocker, un metallaro e un jazzista si trovano nello stesso tavolo, nascono i Bangkok. Capito? Semplice e concisa domanda, perfetta. Francesco, come riuscite a... allora, ha detto Simone che comunque siete tutti appartenenti a generi diversi. Come siete riusciti a lavorare tra di voi per questo progetto e come siete riusciti a contaminarvi? Ma in realtà la nostra forza, almeno all'inizio, è stato sicuramente Fake, Simone, perché lui portava alle prove dei pezzi che aveva già scritto e noi in 5 minuti si era fatto un pezzo. E questo sicuramente è stato l'input iniziale. Poi sono nati i pezzi prima dalla musica, magari prima invece che dal testo, e l'aiuto grande, diciamo, è arrivato da Paolo, il trombonista, perché diciamo che è un professore. Uh-huh. E in una situazione di questo tipo, quando siamo noi che siamo dei cani sciolti, arriva il professore e ci dà, metteva, no, in allora, riga. Ragazzi, fino a qui questo va bene, perché se sarà senza di lui, perdevate, poteva durare un 40 minuti un pezzo e poi non finire mai, ecco. Quindi è questo. Daniele, come nascono i vostri pezzi? Quanto c'è di uno, dell'altro, insomma, le percentuali precise no, però capiamo come nasce il vostro pezzo. Beh, sicuramente ognuno ha delle influenze, chi più chi meno, di vari generi, poi chiaramente ognuno, diciamo, ha il suo genere più predisposto. E niente, praticamente tutto nasce appunto in sala, quel che viene fuori è un esperimento. Sì, diciamo appunto anche un esperimento, insomma, però diciamo che nasce come un'improvvisazione, ecco. Nasce come un'improvvisazione, poi diciamo che si va a incanalare quello che per noi sembra la cosa più valida. Mm-hmm. E niente, ci lavoriamo su, cioè ci divertiamo più che star lì a dire chi fa questo, chi fa quest'altro, ecco. Simone, il pubblico come ha accolto, ha reagito a questo progetto? Come l'avete... voi avete fatto un enorme successo nei vostri live che avete fatto qua in Val di Chiana e anche fuori dalla Val di Chiana. Come ha reagito il pubblico? Come ha accolto questo progetto? Il pubblico è vario, nel senso che raccoglie sia magari ragazzi di 30 anni più o meno che ascoltano un po' di tutto, e sia ragazzi giovani che ora prevalentemente ascoltano trap, che è un genere di punta nel mercato italiano. Che ne pensi della trap? Per me la trap, come tutti i generi, se fatta bene, merita di arrivare dove è. Infatti ora è il genere di punta del mondo, forse, dopo i pezzi latini tipo Despacito, che non si sa che c'è dietro. Un tormentone estivo che ci sta sempre bene nel mezzo al gruppo. E quindi niente, secondo me la trap è figa se fatta bene, però io ho bisogno proprio di fare un'altra cosa esterna, perché forse di gente che fa questo genere qua in Italia è pieno, per farlo basta poco, perché basta un producer, andare in studio, registrare e mettere un po' di autotune e fatto un pezzo trap comunque. Invece fare una cosa particolare, suonata, crossover con musicisti
di un certo livello era quello a cui ispiravo di più e forse una cosa più particolare. Rimango sempre su di te, Simone, perché voi, voglio oltre a parlare del progetto, anche di voi come artisti, perché tu hai fatto parte anche di una band, di un gruppo che faceva rap, giusto? Certo. Raccontaci un po' del tuo percorso artistico. Ok, il mio percorso artistico. Soprattutto come ti sei avvicinato al rap? Allora, un mio amico mi prestò un iPod in terza media e da lì mi si aprì un mondo dal quale non sono più uscito. Ora ascolto qualsiasi cosa, ma alle superiori ero un flippato, ascoltavo Anche perché alla fine non esclusivamente rap. è semplice fare rap, perché devi comunque essere molto sulla notizia, come si dice noi giornalisti, perché veramente fare rap, che io poi sono stata a diversi voi, diversi vostri spettacoli, concerti, chiamiamoli come vogliamo, cioè c'è molta attualità. Sì, siamo sempre sul pezzo. Comunque, sì, poi fondamentalmente è nata la Toscana Sud, che è un crew, che è una cosa diversa forse da un gruppo che va al di là della musica, e con il quale collaboro ancora, ci sentiamo sempre, però adesso è raggiunto il momento di evolvere e di creare qualcosa di particolare, quantomeno. E quindi sono nati Bangkok. Francesco, tu invece il tuo percorso artistico, e a questo punto mi viene, ormai non la domanda la faccio a tutti perché sta un po' diventando il tormentone delle nostre interviste ai gruppi musicali, che cosa ne pensi della trap? A quale risposta devo rispondere? A tutte e due, a tutte e due. Allora, della trap in realtà non ho un pensiero perché mi limito a non ascoltarla. Oh, Quindi, quindi proprio. ma nemmeno potrebbe anche piacermi, chi lo sa, ma so, forse prevenuto, forse non ho voglia, o forse preferisco continuare ad ascoltare quello che ascolto, insomma. Il mio percorso musicale invece è partito molto presto, diciamo perché ai tempi delle elementari un giorno mi sono svegliato e ho detto voglio suonare la chitarra. Poi sono passato da un istituto musicale di Montepulciano fino a studiare, diciamo, privatamente con Diego Perugini e da lì, diciamo, da quando ho cominciato con Diego è nato, diciamo, il musicista che è in me, non prima. Forse perché ero piccino, forse perché la chitarra era tendenzialmente più classica, quindi forse un po' più noiosa per l'età, e forse per quello. E il mio percorso è stato, come forse per tutti i musicisti adolescenti, si parte dal metal di solito, che ho abbastanza, diciamo, l'ho tralasciato abbastanza presto, ecco. Da lì ho messo insieme un po' di ragazzi di Sarteano e si è fatto un quartetto piuttosto strano, che era Io, Te, Giovanni Project, e era molto sperimentale, tra il jazz, il rock e non si sapeva nemmeno noi cosa. Ecco, e poi fino ad arrivare alla chiamata del Del sultano, quindi sultano. questo progetto diciamo che mi ha aiutato molto perché prima di trovare i Bangkok, diciamo, erano un periodo musicale piuttosto in declino, tra lavoro e tutto quanto, poco tempo, pochi stimoli, invece trovare dei musicisti validi come loro e divertenti è stato produttivo È interessante, devo dire. e interessante. E invece, Daniele, qual è stato il tuo percorso? Sì, allora io salto la domanda sulla No, trap. no, No. non si svincola quella domanda. No, cosa penso? Che sia un rametto di tutte queste nuove, diciamo, tendenze? Quanto durerà secondo te questo genere? Ma in realtà dipende, potrebbe avere anche un'evoluzione, oppure, però non so, di solito non si può sapere, insomma, va in base appunto ai gusti soprattutto delle persone, a quanto può durare una tendenza. E quindi, diciamo, sì, diciamo questo, va. Non aggiungiamo altro. E invece Sì, Daniele, te? allora anch'io da piccolino a 13 anni avevo un amico insomma, che diciamo mi ha lanciato nel mondo della musica perché ci siamo entrati insieme a far parte, diciamo, e suonavamo entrambi la chitarra. E poi per problemi tecnici mancava un batterista e a me riusciva e diciamo che.
ho voluto seguire questo percorso e quindi ho portato avanti lo studio della batteria e ho girato vari gruppi e mi sono divertito, diciamo, quando ero ragazzetto, insomma, andare nei posti e provare, insomma, tutto questo che era questo nuovo mondo, no, per me. E nulla, ho studiato anche all'Istituto di Musica per qualche anno, poi ho smesso. E la cosa bella, diciamo, anche di questo progetto è stata che appunto anche la mia era, diciamo, una carriera abbastanza in declino, perché chiaramente con il crescere subentrano problematiche, insomma, doveri e cose. E è stato bello perché con Nedo, Francesco, insomma, abbiamo suonato insieme diversi anni fa, e si parla ormai di quasi 10 anni fa. E quindi, insomma, niente, quando ci hanno chiamato la serie, voi siete musicisti, insomma, trovatevi, e ho visto lui, ho detto cavolo, allora, ma pensate, sì, ci siamo ritrovati, no? E dopo anni e anni, quindi, insomma, è una cosa che ci unisce, ci si diverte e, bene, insomma, sono contento. E ovviamente noi vi abbiamo invitato anche per farci ascoltare qualcosa, quindi ti chiedo di prendere la chitarra. Eccola la chitarra, e farci ascoltare qualcosa. Menestrello, che si fa? Ma così? Menestrello, che ci fa sentire? Allora, vi presenteremo Convenevoli, il brano che ci ha fatto vincere Music Campus un mese fa a Firenze. Ecco, vedi questa notizia lì. E quindi live solo per la Val di Chiana. Val di Chiana, a voi. Sì, ma... Yeah. Limitazione è limitazione. Dovevo fare l'attore. Già c'ho poco pudore, pochi pullover. Tanto fingere lo sanno fare tutti. Potrei fare una professione. Presente la processione. Io ci ho già messo una croce sopra. Una bottiglia lunedì. Saltami sopra. Saltiamo i convenevoli. Solita storia. Troviamo un senso a lunedì. Saltiamo i convenevoli. Dovevo fare presto invece nada. Sono rimasto ore in giro in strada, in cerca di uno stimolo come l'aria. Ho trovato il patibolo sotto casa, e tutta questa gente non mi dice niente. Nel senso che davvero non mi dice niente. E anche se ti guardo non ti ascolto, dicevi a me: scusa se è tutta la cena che pensa come portarti a casa stasera. Per caso hai tempo di fare l'amore? Serata in sapore, anche se lunedì sera, sappiamo che potrebbe valere la pena uscire per almeno un paio d'ore. Serata in sapore. Yeah, yeah. Perché non provi a parlare davanti? Ho cercato tua faccia, diamanti. Ci prendiamo a botte, davanti. Un tuo sono in centro, Amalfi. Per tutte quelle volte che mi dicono, e tutte quelle volte dovrei dire no. Mi sento meglio col cervellino, quando poi lo riaccendo riferirò. Riferirò. E come se riferirò, oh, oh, oh. Non sono un genio come Giudo, faccio dello spirito Giudo. E sono disattento quando guido. E dimmi che non sbriciano il vestito. Per tutti quelli che si sono fatti ubriacare a casa con due rossi, un po' di pizza e surgelate. Andiamo, non puoi dire non puoi. No, 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 no. Non hai mangiato niente. Scusa. Scusa se è tutta la cena che pensa come portarti a casa stasera. Per caso hai tempo di fare. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mon amour, ma, 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 mon amour. Ma, 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 mon amour. Ma, 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 mon amour. Hey. Mon amour, ma, 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 mon amour. Ma, 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 mon amour. Ma, ma, ma.
scusa se è tutta la cena che pensa come portarti a casa stasera. Per caso è tempo di fare l'amore, sulla tazza pure, anche se è lunedì sera. Sappiamo che potrebbe valere la pena uscire per almeno un paio d'ore. Sera danza pure. Dichiara il mio microfono, ecco, è tornato. Dove vi possiamo ascoltare? Prossime date dei vostri live? Ci piace svelare una data alla volta per creare più hype. Quindi la prossima data, appuntamento incredibile, sarà il 29 domenica luglio alla Festa della Musica per uno show mai visto. Allora, grazie Bangkok di essere venuti qua al Giardino Valdichiana, grazie per questo fantastico brano che ci avete regalato e vi verremo ascoltare alla Festa della Musica a Chianciano. Grazie Valdichiana, rimani lì, tornerò in diretta tra pochissimo. Ultimo pezzo di Giardino Valdichiana qua in diretta dal Golf Club Valdichiana, direttamente dalla Terra Rossa. Alessio Boni! Allora, quella rossa del tennis, scusa. Ma quella rossa quella verde. Quella rossa quella verde del Golf Club Valdichiana. Allora, Alessio, perché ti intervisto? Non lo so, una delle tante interviste. Ti intervisto, più che un'intervista, vi vogliamo parlare di due progetti che stiamo promuovendo e stiamo portando avanti con la Valdichiana, che avete già sicuramente visto nei nostri canali social e nel nostro magazine. Il Mercante in Chiana e Passione Senza Fine. Allora, prima di tutto iniziamo dal Mercante in Chiana, che è proprio partito in questi giorni. Ale, aiutami a spiegare al pubblico di cosa si tratta. Il Mercante in Chiana probabilmente è quello che il nostro pubblico già conosce, perché è un bellissimo regalo che ci siamo fatti tutti in Valdichiana negli anni scorsi. È stato portato avanti da Andrea Comunicazione di Sinalunga, una ditta molto famosa della zona. Il Mercante in Chiana praticamente è la versione chianina del Mercante in Fiera. Quindi ci sono le carte chianine, tipo abbeglia, il belico, il piantito, la marroca, invece delle classiche parole del mercante in fiera. E questo è un modo carino anche per ricordare il nostro dialetto, per imparare il chianino e giocare insieme. Diciamo che il pubblico si sta già divertendo, abbiamo scelto insieme al nostro pubblico le carte, esatto. E quindi adesso c'è la parte creativa. Esatto, esatto, perché Mercante in Chiana, questa che noi stiamo presentando, che arriverà a fine anno, ancora non è uscita, è l'edizione Gold, praticamente la terza edizione. Mm-hmm. Le prime due edizioni sono già uscite, ognuna aveva 40 carte, e disegnate sempre da Andrea Picciafuochi, che parteciperà anche a questa nuova edizione. Ma come dire, il Mercante in Chiana non uscirà così di sorpresa, no. Sono già 9 mesi di lavoro dietro parlando. E stiamo partecipando tutti nel gruppo Facebook Abveglia, quindi se mi raccomando iscrivetevi a giocare con noi, aggiungetevi a questo gruppo, perché veramente ci state inviando tantissime idee, tantissimi consigli, e ovviamente poi lì si scopriranno tutte le novità via via da qui a quando uscirà. Esatto, le 40 carte sono già uscite, le potete trovare nel gruppo Facebook, i nomi delle 40 carte. Mm-hmm. Adesso il disegnatore sta portando avanti le illustrazioni di queste 40 carte, ma è possibile dare dei suggerimenti per alcune di queste carte. Il disegnatore sceglierà i suggerimenti, le idee migliori, e queste idee migliori vinceranno una copia omaggio del gioco quando uscirà. Noi contiamo di farlo uscire per prima di Natale. Quindi, di Natale, ragazzi, se a volete... Natale giocheremo tutti con il Mercante in Chiana. Esatto. E Ale, nei mesi passati abbiamo anche presentato un altro bellissimo progetto, Passione Senza Fine. Passione senza fine, un progetto che coinvolge anche i nostri registi. I nostri bellissimi registi, fantastici Lightning. Salutiamo Francesco Paterni e Claudia, che ci supportano tutti, esatto, i venerdì. Esatto, e Luca Farini, giustamente. Tutti gli altri, insomma, tantissimi. Vabbè, Passione senza fine che cos'è? Praticamente Passione senza fine è il docufilm del gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena, uno dei gruppi più famosi del nostro territorio.
perché questo progetto è iniziato durante la scorsa edizione del Palio dei Somari, in cui abbiamo pensato di non fare la classica copertura alla festa come poteva essere fatta tutti gli anni da tutti coloro che gravitano intorno alla festa, ma di iniziare a raccontare una storia, iniziare a raccontare come vivono tutto l'anno di lavoro questi ragazzi e non più giovani e non più giovani che fanno parte di questo gruppo. Quindi interviste alle vecchie glorie, chiamiamole così, ai nuovi che si avvicinano, seguendoli anche nelle loro uscite. I Lightning sono già stati, ad esempio, una delle loro uscite a Orvieto o a Castiglion Fiorentino, mi pare. Quindi sarà comunque un racconto che durante tutti i mesi cercherà di mostrare il dietro le quinte, com'è la vita di questo gruppo. Come facciamo, come può il pubblico contribuire a questo progetto? Sì, allora, questo sarà un DVD che anche questo uscirà a fine anno, però è già possibile prenotarlo praticamente con una sorta di raccolta fondi che abbiamo fatto partire nel nostro sito. Lo trovate su www.lavaldichiana.it come tutte le indicazioni per il mercante in Chiana, e lì è già possibile prenotare il DVD, che poi sarà anche prenotabile e acquistabile direttamente dall'ufficio della Proloco di Torrita. Anche questo contiamo di farlo uscire entro fine novembre, entro inizio dicembre, magari con una bella serata di presentazione a Torrita, però non anticipiamo niente. Comunque queste sono due cose su cui stiamo lavorando in questi mesi e ci rendono molto felici. E il pubblico, diciamo, che è molto, molto reattivo a queste due realtà. Speriamo. Anticipazione per domani 14 luglio, aiutami a dire, sì. Vi stiamo preparando una puntata un po' speciale, ovvero domani saremo ospiti al live, al Val di Chiana Live, e vi stiamo preparando delle interviste agli artisti che saliranno sul palco. Esatto. Intervisto io o intervisti te? Ma come chiede il pubblico, secondo me dovrà intervistare tu, perché io starò dietro le quinte come si compete. Ecco, ormai non faccio nemmeno più il regista, perché abbiamo già una squadra di registi. Il Vanini sminestra. Io vengo qui e guardo e basta ormai, anzi posso dedicarmi a giocare a tennis. È arrivata la mia maestra, mi ha detto che non mi muovo, che praticamente non sbaglio mai, ma non mi muovo. Io proverò a giocare a tennis e te proverai a giocare a golf. Esatto. Allora Ale, salutiamo i nostri social spettatori. Grazie Vale per l'invito. Prego. Oggi sei stata bravissima. Sono stata bravissima nonostante tutto. Voi continuate a seguirci, a sostenere la Val di Chiana. Rimanete connessi con noi, con Giardino Val di Chiana qua dal Golf Club. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo e buon fine settimana a voi. Ciao a tutti. Vai.